Orsù io giuro voler prima morire e uscire dal campo altro che vincitore e di preferire la morte alla sconfitta. Giuriamo! Corte di Consalvo da Cordova che dal castello arriva in piazza Marina, l'investitura e il giuramento dei 13 cavalieri italiani prima del duello passato alla storia come la disfida di Barletta, è il momento più solenne delle manifestazioni celebrative dedicate all'epico scontro tra italiani e francesi del 13 febbraio 1503, piazza gremita per lo spettacolo curato da Francesco Gorgoglione che ha visto la partecipazione di Mimmo Mancini nel ruolo di Consalvo da Cordova, Sabino Italiano e Giambattista Rossi nei panni di Fabrizio e Prospero Colonna e Leonora Pedron nelle vesti di Elvira da Cordova. E poi protagonisti più attesi, i 13 cavalieri pronti a difendere l'onore degli italiani sotto la guida di Ettore Fieramosca, interpretato da Fabio Troiano. A conclusione del giuramento, lo spettacolare corteo trionfale che da Piazza Castello ha percorso le strade del centro cittadino tra due ali di folla festanti, sbandieratori e mangiafuoco, soldati e nobili in abiti d'epoca, sono circa 500 i figuranti che hanno omaggiato la vittoria della disfida sulla spinta musicale di tamburini e trombettieri. È l'evento più atteso del programma di manifestazioni messo in piedi quest'anno dall'amministrazione comunale. 5 giorni di appuntamenti che hanno animato il centro e la periferia della città. Ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo fatto in modo comunque di organizzare una disfida che potesse essere una festa della città, che potesse vedere e partecipare i cittadini come spettatori e come protagonisti. Nella settimana abbiamo avuto una serie di eventi, dallo yoga alla vestizione del cavaliere, il lavoro teatrale con i bambini, ed arrivare fino ad oggi a questo corteo, la celebrazione di una disfida che è nel cuore di tutti i barlettani. Insieme a quella patronale, la disfida si conferma la festa più sentita ed attesa dai barlettani. Adulti e bambini si ritrovano in strada, oggi come 60 anni fa, per rivivere le emozioni della grande vittoria di Fieramosca e dei cavalieri italiani. La disfida di Barletta è un po' vincere facile, perché il barlettano si riconosce, lo aspetta come evento, ci partecipa. Voi avete sentito e ripreso i cori, anche l'incitamento ai cavalieri italiani a Fieramosca, a Fanfulla, a Brancaleone, e il piacere di vedere sbandieratori, sputafuoco o i cavalieri e le dame che sfilavano. L'edizione di quest'anno si è chiusa come da tradizione con lo spettacolo dei fuochi d'artificio dagli spalti del castello. L'appuntamento con la disfida torna nel 2023. Il lavoro da fare è quello di pianificare una disfida, avere date certe, poterci lavorare e lavorare affinché si possa creare un evento che non risulti solo un appuntamento cittadino, ma possa diventare un appuntamento regionale e che possa attrarre sempre più turisti e visitatori in questa nostra città.